Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E in questa situazione, secondo me, il 41 bis non può essere messo in discussione. Proprio mentre in corso la conferenza stampa dei ministri della giustizia, degli esteri e dell'interno sul caso Cospito, sulla stessa questione, pochi metri più avanti, nell'aula di Montecitorio, scoppia la bagarre. Io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato, onorevole, dei terroristi con la mafia, lo onorevole vogliamo sapere. Donzelli, la ringrazio, ha esaurito il suo tempo. Donzelli punta il dito contro alcuni esponenti DEM per essere andati a trovare il detenuto Cospito in carcere. Il PD insorge. Chiediamo alla Presidente Meloni di prendere lei una posizione chiara. Ci dica la Presidente Meloni se la pensa allo stesso modo. Il PD chiede al Presidente della Camera l'istituzione di un giurì che esamini la questione e minaccia anche di adire le vie legali. Stiamo parlando di un individuo che dice che sta facendo questa battaglia non per sé, ma per tutti i mafiosi e terroristi. Lo sta dicendo lui. Ma le parole di Donzelli creano ulteriori scintille perché riportano conversazioni che Cospito avrebbe avuto in carcere con alcuni boss mafiosi che lo incitavano a proseguire nella lotta contro il 41 bis. Chi gliel'ha dato questo colloquio? Dove lo ha preso? Glielo ha dato, dice, al ministero, c'era da fine dicembre. Ma è un colloquio pubblico? Lo si poteva far conoscere a un deputato come Donzelli e lui poteva rivelarlo? Fratelli d'Italia difende Donzelli. Non c'è nulla di segretato, dice il sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che ammette di aver rivelato lui al compagno di partito queste conversazioni. Ci sarebbe una saldatura tra movimento anarchico e organizzazioni criminali. Se è così, venga in aula il ministro degli interni a riferire e a spiegare se la strategia messa in campo per contrastare gli anarchici è funzionale alla luce non di quello che ho detto io, ma di quello che ci ha raccontato oggi l'onorevole Donzelli. Intanto oggi riferirà alla Camera il ministro della giustizia Nordio.